Buonasera a tutti, buon sabato sera a tutti, Gilberto Rossi, Federazione dei Verdi, già capogruppo consigliare per Cambiamo Ossona. Niente, sabato sera, un sabato sera di quarantena, siamo chiusi in casa, nelle proprie stanze e volevo cogliere occasione, visto che abbiamo tutti più tempo a disposizione, per raccontarvi un po' quello che abbiamo fatto noi Verdi, ma anche quello che non si vede all'esterno, cioè quelli che sono stati anche i momenti interni della Federazione dei Verdi. Dunque, noi Verdi del Magentino, Est Ticino, Alto Milanese, città metropolitana di Milano, prima provincia di Milano, ora diciamo città metropolitana di Milano, la zona a ovest verso il Piemonte. L'altro giorno, visto che come tutti stiamo mettendo a posto le librerie e i nostri archivi, ho ritrovato questo fascicoletto. Mi pare che correva l'anno 2004 o 2005, era un'assemblea o provinciale o regionale dei Verdi. Mi pare che fossimo in un auditorium che avevamo, un auditorium a Milano. E questo era un opuscolo che avevo preparato insieme agli altri Verdi del Magentino e delle Terre dei Fontanili, per introdurre già nel titolo del nostro opuscolo, che non avevamo una forza di fare come numeri una mozione congressuale nostra, però ci tenevamo a dare qualche indicazione, qualche spunto intellettuale. E quindi volevo raccontarvi brevemente di questo libretto. Brevissimamente, l'indice, l'avevamo pensato, vediamo se riuscite a vederlo anche voi, sul movimento ecologista e le istituzioni politiche, uno scritto di Alexander Langer. Poi un altro scritto che era un articolo pubblicato su un noto mensile ambientalista, intitolato Una nuova coscienza ecologica di Fritjof Capra. Poi un altro articolo, Felicità nazionale lorda di Marco Deramo. E qua faccio subito una brevissima postilla, perché sentirete parlare, ne stanno parlando tutti in questi giorni, di Eurobond. Adesso, penso che gli Eurobond è una cosa di cui se ne parla da 15-20 anni. Probabilmente questo è, a mio avviso, perché anche se come Verdi, Europa Verde, sono usciti per dire a gran voce è importante, sono importante per il concetto di Unione Europea, perché dobbiamo dargli non solo una forma ma anche una sostanza, e senz'altro capite meglio di me che questi Eurobond sarebbero le gambe. Però in un momento come quello che stiamo vivendo adesso, noi Italia un po' di più, ma abbiamo visto che rapidamente in questa settimana è arrivata in tutta Europa, probabilmente è anche il momento meno appropriato per andare a cercare delle nuove forme per l'Europa come questi Eurobond. E un altro alternativo, l'ultimo articolo di questo opuscoletto è un'alternativa al sacchetto di plastica, un articolo di Marinella Correggia. Avevo scritto ai tempi, ormai 15 anni fa, il primo articolo da cui è nata anche l'idea di questo piccolo libretto è una sorta di promemoria fuori dal tempo, che riteniamo ancora attuale e di validità progettuale per il prossimo futuro. Il secondo, uno spunto per una visione olistica della complessità che attraversa questi tempi, mentre il terzo e il quarto sono due articoli tratti dal manifesto che consideriamo dei brillanti spunti di riflessione. Quello di Marco Deramo a livello istituzionale, quello sulla felicità nazionale lorda. Quello di Marinella Correggia è dimensione particolare e da parafrasare e declinare nei mille contesti e sfaccettature che interagiscono con l'ambiente e i suoi abitanti. Buona lettura dai Verdi del Magentino e dalle Terre dei Fontanili. Niente, dopo questo, come sempre, farò le foto dei vari articoli e li troverete nelle pagine Facebook o nel mio blog gilbertorossi.blogspot.com. Dunque, il sabato sera, perché fare un video per salutarvi, per provare a farci compagnia? Aspetta che verifico che sta andando ancora. Sì.
Vi dicevo, perché farvi un video il sabato sera? Perché solitamente, a parte questo momento di crisi, il sabato sera è quel momento in cui associazioni, comitati e vari si ritrovano per organizzare un momento di autofinanziamento che poi dovrebbe dare le gambe per le attività culturali, per le iniziative e manifestazioni a venire. Quindi questo è il momento un po' dove si tira il fiato e si prepara la grande rincorsa per l'iniziativa, quello che sarà il concerto, o magari il momento, c'era stata una cena, è il momento del relax in cui si fa le pulizie e tutto. E niente, volevo parlarvi di qualche libro, invito alla lettura, visto che tanto dovete stare a casa, tante cose si trovano online, basta cercare gli autori. Dunque, visto che ho citato prima un articolo, penso che questo sia una pietra miliare dove nasce, se volete, anche l'ambientalismo già a livello globale, quello di Fito Capra, che vi dicevo, il Tao della fisica, perché questo fisico americano che si approfondisce anche degli studi in India trova delle connessioni molto interessanti. Vabbè, non vi so fare la sintesi del libro adesso in 30 secondi, però pubblicato da Di Adelphi, quello della fisica. Poi, visto che abbiamo citato Alexander Langer, questo libro di Fabio Levi è un libro molto carino che parla della vita e gli incontri di Alexander Langer. Questo perché quello che sta capitando, ieri appunto per quello avevo letto un articolo di Vandana Shiva, penso che dobbiamo sentirci, ma anche se non ci sentiamo di fatto lo siamo, solo che magari qualcuno è un po' più miope, qualcuno non riesce a vederlo o lo vuole nascondere dietro gli stupidi sovranismi, che abbiamo visto cosa stanno combinando gli stupidi sovranismi che litigano tra di loro. È il dizionario del cittadino del mondo, pubblicato da EMI, editrice missionaria italiana. Questo libro è una pietra miliare anche questo, pubblicato da Slow Food Editore, ve l'avevo già letto un pomeriggio quando è iniziata questa quarantena. La globalizzazione del nulla di George Ritzer, pubblicato da Slow Food Editore. Allora, questo è... adesso andiamo su quelli che sono forse più accademici, più universitari, però non meno importanti, anzi, probabilmente anche un filo più complessi e non immediati, ma che sono veramente dei libri considerati di svolta. Dunque, La società del rischio di Ulrich Beck, un sociologo, verso una seconda modernità, è il sottotitolo di questo libro, e vedete che anche già la copertina con questo carrello è abbastanza esplicativa. Uno degli aneddoti che citavo spesso, vabbè, a parte questo, prendo una pagina a caso, dice la parte seconda, l'individualizzazione della diseguaglianza sociale, forme di vita e fine del tradizionalismo nella società industriale. Quindi questa nuova ridefinizione, adesso parliamo già di prosumer, cioè se mi state guardando in questo istante dal telefonino, come si arricchisce Facebook, come si arricchisce Google, il web, valutando i nostri dati, quello che sto facendo io in questo istante lo sto producendo, voi in teoria lo state consumando, ma già che lo guardate poi magari mettete un mi piace, lo condividete, dal momento in cui, ma anche già se lo guardate 3 secondi, diventate anche voi dei produttori di contenuto, valorate il mio contenuto e anche il vostro stesso, ed è su quello che funzionano i meccanismi, però questo è già un altro argomento molto complesso. Vi dicevo, ultime due parole sulla società del rischio di Ulrich Beck. All'inizio inquadra subito quello che come ambientalisti, adesso Prima Verdi, Europa Verde, diciamo da sempre. Cosa dice Ulrich Beck? Che chi è una persona consapevole che applica la cittadinanza attiva, cioè che mostra quali che sono i problemi, le contraddizioni del mondo, quindi si offre anche di portare delle soluzioni, viene visto da quelli che mantengono il potere, lo status quo, come un qualcuno che le disturba. E certo che le disturba, perché sta scoprendo il loro gioco di sopraffazione verso l'ecosistema, l'uomo, eccetera, eccetera. E quindi Ulrich Beck parte con questa premessa importante.
concretizzo se non sono stato abbastanza chiaro. Abbiamo fatto il referendum contro il nucleare. Il problema non è il nucleare e non sapere poi dove si mettono le scorie o il rischio di incidenti, Chernobyl, Fukushima, eccetera, eccetera. Dicono che il problema sono quelli che fanno il referendum perché li rallentano. Vedete com'è il giochetto, e Ulrich Beck parte da questo spunto per un'interessantissima riflessione. La società del rischio, quello che stiamo vivendo adesso, più rischio di questo. Un altro libro fondamentale, importante, questo ormai di facile lettura è sulla bocca di tutti, da incontrato una decina di persone nelle ultime settimane, così mentre facevo la spesa, stavano leggendo tutti dei libri di Bauman. Questo che vi consiglio è Homo Consumens. Poi dovremo ripartire quando finirà sta crisi, speriamo il prima possibile. Dal punto di vista energetico vi posso consigliare questo libro di edizioni Ambiente Intascabile di Roberto Rizzo, Energia Verde in Italia. Cos'è, chi la vende, come si compra, per il discorso della conversione ecologica, che senz'altro deve essere una questione di stili di vita, di consumi, energia appunto, di pratiche. Quindi l'ultimo libro, questo che è molto interessante, è Sulla strada della partecipazione, Sulla strada della partecipazione di Henry Wainwright, dal Brasile alla Gran Bretagna, viaggio nelle esperienze di nuova democrazia. Visto che vi parlo dall'est Ticino, Alto Milanese, città metropolitana di Milano, ricordiamo le esperienze positive che c'erano state anche nel nostro territorio come laboratori di Agenda 21. Poi ricordiamo, e qua vi saluto, che sabato sera, quando si era provincia di Milano, era più presente la provincia di Milano. Lo vediamo adesso anche quando arrivano le comunicazioni, che attendiamo tutti con ansia per sapere com'è la situazione, e vediamo che sono molto differenti e scoordinate da comune a comune, nonostante i bravissimi e precisissimi sindaci del territorio, perché manca una regia. Quindi passiamo dal livello Lombardia, 10 milioni e passa di persone con il territorio che è molto grande. Leggiamo i quotidiani o vediamo i telegiornali, sono focalizzati al massimo su Milano, che è senz'altro importantissimo, oltre 1,5 milioni di persone, però noi qua della provincia di Milano, non solo la zona ovest, questo è un problema che mi hanno detto che hanno anche nella zona est, sud e nord, ci si perde un po' la dimensione di quella che era la provincia di Milano per quel che riguarda il coordinamento, era importantissima. Infatti, poi la quotidianità, gli esempi sono concreti, per coordinarsi, per fronteggiare l'emergenza che stiamo vivendo adesso, le prime note indicative che trovate sui siti dei comuni sono quelli del piano di zona. Ad esempio noi siamo nel piano di zona del Magentino, si tratta di 12 comuni. Niente, questo era per dire, sabato sera, un sabato sera un po' particolare, grazie dell'attenzione che mi avete accordato. Era per parlarvi di questo piccolo opuscoletto che abbiamo fatto ormai 15 anni fa, che però, come vi dicevo, è ancora attuale. Quindi buonasera di nuovo a tutti e ciao!